Dopo il primo passaggio sul gesto della donna di Betania, su cui ci siamo soffermati attraverso una miniatura medievale e un'interpretazione contemporanea di Arcabas, oggi ci soffermiamo su un altro silenzio, quello citato al versetto 61 del Vangelo di Marco. Mentre il sommo sacerdote si alza in mezzo all'assemblea interrogando Gesù dicendo non rispondi nulla, cosa testimoniano contro di te? Il versetto 61 dice egli taceva e non rispondeva nulla. Il silenzio di Gesù nella sua passione. Ecco allora che vogliamo meditare attraverso un dipinto di Rouault straordinario, il Cristo deriso. È un dipinto del 1932 che viene custodito al Metropolitan Museum di New York. Guardate un'immagine piena di dolore, tuttavia piena di dignità. È vero che con queste parole potremmo riassumere gran parte dell'opera di Georges Rouault, ma in modo particolare vale per un soggetto come questo Cristo deriso, da cui traspare la fede sincera dell'artista. Sì, perché quest'uomo non è quello che ha una fede, una religiosità esteriore, è un buon cattolico che ha una fede profondamente evangelica, una religione fatta sua. Quando a 24 anni aveva incontrato il Père Valais, e gli farà da guida nel suo cammino di fede, alla stessa età riceverà anche il sacramento dell'Eucaristia. Molto importante sarà anche un soggiorno che lui vivrà nella abbazia benedettina di Ligugé nel 1901. Anche nel suo ambiente Rouault era riconosciuto per la sua fede. Pensate che il suo maestro, il celebre Gustave Moreau, simbolista, un giorno scrisse: voi amate un'arte grave e sobria e nella sua essenza religiosa e tutto ciò che farete sarà marcato da questo sigillo. Erano parole profetiche, infatti la sua produzione sarà sempre segnata dal Vangelo, sia quella espressamente di carattere cristiano, sia quella cosiddetta profana, ma in cui ci sarà sempre uno sguardo caratterizzato dall'impronta evangelica. La fede di Rouault è una fede anche sofferta, una fede che attraversa le stagioni del dubbio, dell'incertezza, della fatica. La passione, poi, soprattutto la ricerca del volto di Cristo, è un tema ricorrente che attraverserà proprio tutta la sua vita dall'inizio alla fine. Rouault rimase sempre segnato dalla passione dell'uomo, ha attraversato le due guerre mondiali, che va a essere riletta attraverso la passione di Cristo e viceversa. Lui rilegge la passione di Cristo attraverso la passione degli uomini. Ed è per questo che anche questa immagine, ma come le altre che vedremo un attimo, non sono mai proposte come strazio, dolorismo, ma sempre come mistero di dolore, certo, ma con profonda compassione e mistero in cui si nasconde la rivelazione della gloria. È così che dai suoi Cristi noi vediamo trasparire dignità, obbedienza, misericordia, abbandono fiducioso a Dio. Se ci soffermiamo sul volto, guardate questo dettaglio, Rouault sapeva vedere il volto di Cristo nel volto degli uomini e delle donne oppresse del suo tempo. A testimonianza del suo amore per i deboli sta la figura di questo Cristo sofferente con gli occhi chiusi. È proprio l'espressione di quel silenzio che Gesù assume nel processo. Abbiamo appena sentito il versetto 61 del capitolo 14 del Vangelo di Marco. È una rappresentazione di colui che sta zitto di fronte all'esibizione dell'ingiustizia e della violenza. E con questo senso di solidale pietà, Rouault si fa vicino ad ogni persona che gli richiama appunto questo atteggiamento di Cristo. Qui l'avventura umana è descritta in termini estremi di fallimento e di salvezza, di rottura e di compimento. Guardate, a questo volto lui aveva associato, vi dicevo, soprattutto
i volti di chi soffre. Quante volte nelle sue opere ritroviamo riferimento ad esperienze di dolore? Quante volte lui volge questo sguardo interrogativo verso un cielo apparentemente buio, che però lascia trapelare dei bagliori di bellezza, una bellezza che si rivela proprio nella sofferenza. Guardate questo acrobata. Oppure ancora in Rouault, proprio come nel racconto della Passione, questa volta con intonazione del Vangelo di Giovanni, il dolore acquista tutta una sua dimensione pasquale. Può essere ferita, può essere solitudine, può essere oltraggio, ma non diventa mai disperazione. Per Rouault la certezza di un mistero in cui si nasconde il significato del dolore della morte, anche se non colto al momento, non lascia spazio a forme di angoscia. Ancora guardate questo Miserere, con questa convinzione Rouault prova pietà per l'uomo che soffre e che cerca un senso al suo soffrire, e di lui si fa amorevolmente compagno di viaggio nel duro mestiere di vivere. Così il suo animo avverte, lo vediamo da queste pitture, no? Pur nel dolore, la presenza di un'assenza, qualcosa che può donare un senso compiuto, ma che i nostri poveri occhi fanno fatica ad afferrare. Bellissima poi l'interpretazione del clown ferito di Rouault, guardate l'ampio respiro di questi volti, di questi gesti, di questi personaggi che ci fanno meditare. Scriveva Rouault: nel fondo degli occhi della creatura, fosse anche la più ostile, ingrata e impura, Gesù dimora. È così che dopo tante maschere umane avvilite dalla miseria, o straziate dalla guerra, o ferite dalle sconfitte, è il volto di Cristo quello che rimane per Rouault come l'approdo definitivo di una fedeltà all'uomo da parte di Dio, una fedeltà all'uomo da parte di Dio, comunque e nonostante tutto. Ed ecco allora che da questi ripetuti interpretazioni del volto di Cristo, da questi occhi ogni dolore ci arriva già scusato, perdonato, redento. Tutte le lacrime del mondo sgorgate da occhi umani a causa della violenza qui sono raccolte, e colui che dagli uomini è stato spogliato da Dio non è stato invece abbandonato nella morte, per questo può raccogliere il frutto di una morte che si apre all'orizzonte pasquale. Torniamo appunto su questo volto che è proprio tutto da meditare in silenzio. Allora noi ci accorgiamo davvero che per Rouault la visione della Passione è piena anche di luce, è piena di speranza. Non illusoria appunto che per dimenticare, per attenuare il dramma, ma quest'uomo che pure è schiacciato come verme resta sempre il figlio di Dio. Guardate come la sua regalità è sottolineata dal mantello purpureo e questo trono su cui è seduto come un re. Tutto ciò è evidente per l'artista, ma è anche un mistero. Ripeto, lui vive la sua fede anche con fatica, con coraggio, ma trova nella figura di Cristo Redentore la sua speranza. Rouault non si rassegna, non accetta passivamente, no, ciò che accade, abbandonandosi a una fatalità, a un destino, succede così. Lui cerca e trova nel Cristo sofferente non tanto una spiegazione logica, una risposta filosofica, quanto piuttosto il fondamento di una speranza, ed è tale da dare un senso nuovo alla vita e anche alla morte. La sua fede in questi termini, vi dicevo, è molto essenziale e traspare da questa pittura. Solo alla fine della sua carriera, dopo il 1945, a fine della Seconda Guerra Mondiale, troveremo dei volti un po' più luminosi, più irradiati, ecco, dalla luce della fede esplicitata in questo senso qua proprio, no? Compiuta come un percorso pasquale. La sua arte religiosa si apre a un riconoscimento, anche quello di Raissa Maritain, la moglie di Jacques Maritain, che scrisse: fedele alla sua anima, al suo Dio, alla sua arte,
Rouault è il più grande pittore religioso del suo tempo. Accanto a questo volto di Cristo, così pieno di nobiltà e dignità, troviamo i volti dei due aguzzini, che in qualche modo ricalcano la tradizione antica, tardo-medievale. Pensiamo ai volti, non so, di Bosch, di altri autori nordici che esprimono questo stravolgimento quasi caricaturale, drammatico. Il dolore per lui nasce dal male, dal peccato, inteso come un atto insano, e Rouault vuole appunto esprimere anche con questa modalità ciò che questo male provoca anche nelle persone. Il peccato lo vediamo qui personificato nei due aguzzini alla destra e alla sinistra di Gesù, che sono ridotti a delle maschere tragiche. L'essere qui dell'uomo e soprattutto il suo essere così è un fatto che per l'artista non può essere ignorato o tacitato. Lui ha visto troppo male nella storia della sua vita lungo il Novecento, il male di chi ha abusato del potere, il male di chi si irrigidisce e diventa violento, il male di chi crede di sapere tutto e con arroganza, no, vuole imporre un sistema, ignorando completamente che la cosa essenziale per lui è l'amore di tutto ciò che vive sotto il cielo e di tutta la bellezza visibile e nascosta, come scriveva. Dunque, anche nei confronti degli altri uomini, Rouault è soprattutto, certo, in primo luogo solidale, compassionevole, però nelle sue opere si esprime anche una denuncia sottile, profonda, non gridata, ma sempre presente, forte, tenace. Lui non credeva pienamente nella giustizia umana e, ripeto, se la sua indole lo portava ad essere compassionevole nei confronti dei suoi fratelli e sorelle in crisi, era altrettanto una persona decisa nel respingere chi condannava, pronunciava verdetti d'accusa e di morte, chi perseguitava, come questi due aguzzini che vediamo. Eppure, torna il tema del silenzio che dicevamo, nei confronti di questi due aguzzini Cristo non reagisce. Il suo volto non si distorce a sua volta in smorfie di rabbia, di vendetta, ma resta pieno di dignità, pieno di nobiltà. È luminoso, è la luce di questo atteggiamento di fondo, di offerta, scelta e mantenuta sino alla fine. Questo atteggiamento è l'unica possibilità che l'uomo ha di spegnere il male, la cattiveria umana. Cristo non maledice, Cristo non si vendica, non rispaga con la stessa moneta i suoi carnefici. Tra poco morirà con il dramma: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma anche con la fiducia che il Padre non lo abbandonerà, ci dice Luca: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. E in questo morire, come sottolinea Giovanni, espliciterà tutto il compimento della sua umanità. Tutto è compiuto. Per questo gli aguzzini, nonostante tutto, sono rivolti a lui. Tornando a uno sguardo generale, credo che abbiamo capito che per Rouault la storia di questo Cristo deriso è una storia profondamente umana, è una storia di morte e risurrezione, ma non piace facilmente, ha un effetto sconcertante, diretto. Questa pittura non è una pittura che vuole sedurre, conquistare, è l'opera di una persona che aveva scritto: l'arte deve entrare nel tempio della religione in ginocchio e in silenzio. È un'arte molto vicina al Vangelo, perché non lascia indifferenti, provoca ad essere accolta o ad essere respinta. Questa immagine del Cristo di Rouault che patisce e in silenzio vive la sua passione, che si dispone alla croce, grande simbolo della fede cristiana, permette anche a noi di rileggere ogni storia umana con occhi nuovi, perché il Cristo pasquale è il paradigma di ogni esistenza. Ogni vita, per quanto umile possa essere, è sotto il segno di questa logica di dono, di amore, di croce, massimo segno di violenza da un lato, di fatica, di dolore,
massima espressione di amore dall'altro. Chi tutto abbraccia e coraggiosamente continua a credere troverà ragioni per vivere e saprà anche per cosa morire. La fiamma della speranza tenacemente alimentata dalla vittoria di Cristo sulla morte ci può donare la convinzione che vivere nel segno dell'amore è la contestazione più forte di ogni oppressione e la via per rendere l'uomo più degno e più nobile. Questa tela è dunque un Vangelo in miniatura, un Vangelo illustrato dall'uomo e per l'uomo. Aggrappati a noi stessi, ai nostri interessi, di fronte a questa immagine siamo anche noi messi a nudo. Nel momento in cui siamo sinceri nel riconoscerci bisognosi di perdono, possiamo risorgere a un nuovo inizio e tornare ad assaporare anche la gratuità della vita. Mi piace concludere questa meditazione associandovi il mistero del dolore di un nostro fratello cristiano, il padre Turoldo, di cui vorrei leggere in conclusione i versetti di questa poesia molto forte e molto bella. L'ha scritta in periodo in cui si stava confrontando col mistero del male nella sua vita, quel mistero che l'aveva toccato direttamente nel suo corpo. E ora a noi due, avanti di aprire per l'estremo giudizio le carte, anche tu, inoltrandoti ormai nella notte, solo, assenti i tuoi lontani, gravati gli occhi del sonno, solo anche tu, con la mole del mondo sul cuore, solo sotto la cupa volta del cielo, un cielo ancor più assente e sordo e lontano, e la notte nera, via via ancor più nera, e gli occhi un grumo di lacrime e fango, lacrime e sangue, sangue dalla fronte, dal viso, dalle mani, sangue e terra e fili d'erba sulla bocca. Anche tu, solo, solo uomo, perfettamente uomo, pienezza di umanità. Per questo, per questo.